Amici e amiche di Kenobito Patch Productions, io sono Kenobit, qua a Noli con un arcade stick e un mame, e con me questa sera c'è Danilo della Frana, Dan Hero, qua per una serata dedicata alla Rising. Quindi lascio Spuntata subito la parola. dal nulla, ricordiamolo. È cosa? Spuntata praticamente dal nulla, Certo, ricordiamolo. l'abbiamo. È una delle serate semi-improvvisate di Kenobispo. Stasera avevamo in programma di fare spasso io e Babic, ma poi Babic ha avuto un piccolo contrattempo. E quindi, che problema c'è? Io e Dan ti tireremo fuori dal cappello questa serata, dove con io e Dan intendo Dan. Quindi, Dan, raccontaci chi è la Rising. Beh, guarda, non sono particolarmente esperto, però Rising nasce letteralmente dallo scazzo di Compile. Nel senso che Compile è famosa per sparatutto di alta qualità, ma a un certo punto nella sua vita, nel 1990, se ricordo bene, tira fuori Madou Monogatari e da allora comincia a incentrare la produzione su Puyo Puyo, seguiti di Puyo Puyo, spin-off di Puyo Puyo, Puyo Puyo alle erbe e un po' tutto il resto. Quindi c'è questo gruppo di programmatori, comunque musicisti, game designer talentuosi, che stanchi di questa direzione presa da Compile, decidono di andarsene e fondare una nuova software house. Questa nuova software house, forse tutti non sanno che inizialmente per realizzare i suoi giochi utilizzava delle schede, le PCB, di un altro colosso che letteralmente muore nel momento esatto in cui Rising nasce. Toplan nel 1993 tira fuori Batsugan, che è il suo ultimo gioco, nonché un titolo universalmente considerato il capostipite dei Danmaku. Lo vogliamo vedere mentre ne parli? Un Sì, mettilo attimo. pure tranquillamente perché è un gioco sensazionale. Vai, vai, metti, metti. Quindi dicevamo, tira fuori Batsugan. Ma è l'ultimo gioco di Toplan. A questo punto, tanti talentuosi di Toplan, un po' con la stessa maniera di questi esuli che arrivavano da Compile, si trovano sparsi ai quattro venti. C'è chi si adopera per continuare o quantomeno per terminare gli ultimi progetti di Toplan. Per esempio, c'è chi va a Takumi per terminare per conto di Taito Kyokyoku Tiger 2. Stessa cosa verso Taito, terminano un gioco iniziato, ovvero Geki Rindan, altro sparatutto verticale. O ancora fondano altre software house come Gazelle e terminano un altro progetto di nuovo come Hergalette, eccetera, eccetera, eccetera. Altri invece si uniscono sotto questa nuova bandiera e formano questa nuova software house specializzata praticamente al 90% in. Guarda, guarda il cameo là sotto, ah, fantastico. Quello là era un Valkyrie, quello che collava in basso a destra nella demo. Ci stavo facendo caso giusto adesso. È un cameo che, tra l'altro, guarda, neanche a farlo apposta, è il punto di unione tra Geki Rindan, di cui parlavo prima, l'inizio di Geki Rindan, prima di partire, nella sequenza di decollo, c'è un Valkyria di Macross ancorato all'astronave, ma questa è un'altra storia. Dan, sappiamo cosa vuol dire Rising o da dove Sì, viene il Rising nome? è un gioco di parole multilingua o cross-linguista, come vogliamo dirlo. Richiama il termine inglese rising, quindi sorgere, è una software house che si impone sulle altre, ma pronunciata alla giapponese è Raiji, ovvero il dio del fulmine. Quindi ha questo doppio significato all'interno di questo gioco di parole. Quindi queste software house si riuniscono tanti talentuosi fantastici, tipo il celebre Hitoshi Sakimoto, no? Di Basiscape, il suo studio di Basiscape che ultimamente è tornato alla ribalta grazie alla colonna sonora di quella figata pazzesca che è Unicorn Overlord. Se non l'hai giocato, te lo consiglio tanto, Pensa tanto, che, tanto. sai chi è il traduttore di Unicorn Overlord? Fantastico. This guy. Quindi l'ho
Ma l'hai citato? L'ho odiato teneramente per 2 anni perché è stata una traduzione bella, divertente, ma non facile per molti motivi. E non l'ho ancora giocato e non vedo l'ora, perché mentre lo traducevo dicevo FICO! Anche perché ho tradotto tutte le possibili iterazioni del gameplay e vedevo come lo ritoccavano e dicevo sì, bravi, giusto. E niente. Molto contento che sia l'ultimo gioco che ho tradotto. Fantastico. Dove con tradotto io intendo io e un team di persone, siamo in vari, non solo io. Tra l'altro, Fabio, questa è una cosa che non c'entra niente, ma è apro, chiudo, inciso, per me, a mio uso personalissimo. Una delle pers dei personaggi più importanti di Rising, quindi un esule di Compile, è Yuichi Toyama. Yuichi Toyama, devi sapere, neanche a farlo apposta, realizza il suo primo videogioco nel 1985, Come si chiama? però Ah, Vilzam per MSX, non ce l'abbiamo. Vilzam per MSX, in un listato che appare, questa, non c'è trucco, non c'è inganno, questa serata è stata decisa oggi a pranzo così improvvisamente. Non c'è trucco, non c'è inganno. Questo gioco, il listato da battere per creare Vilzam, quindi il primo gioco del nostro amico Yuichi Toyama, appare nel numero di dicembre 1985 di login che io me stesso medesimo ho incluso questo mese tra le foto della Time Machine di questo mese, l'articolo di questo mese di The Games Machine, perché parlo della nascita di Sir Tech. Quindi in occasione giustamente del remake di Wizardry, quindi una bellissima storia che parla parte dalla vecchia Cecoslovacchia, arriva in Canada, eccetera, Ce l'hai da eccetera. mostrarcelo? Questo numero, Sì. il numero di quello che sto dicendo, il numero di login, Sì. cerca, vedi un po' se trovi login. No, 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 sei da cercare no perché sei nella finestra del browser. Va bene Ah, così. ok, allora niente. E comunque, in questo numero, ho citato questo numero perché c'è un'illustrazione bellissima in copertina, quindi se lo trovate datevi uno sguardo, dove ci sono Robert Woodhead, quindi il creatore di Wizardry, e Richard Garriott, in versione super stilizzata, che si fanno una camminata nel mondo del gioco di ruolo occidentale che conquista il cuore dei giapponesi. Molto, molto, molto bello, neanche a farlo apposta. Che figata! Che figata! Giustamente il nostro Yuichi Toyama è uno tosto per esempio in Compile, quindi poi prestando giustamente i favori a Hudson, realizza Ganed, poi programmatore di Musha, programmatore di Spriggan è il Mica, che gioco che figata! Tra dà l'altro. il... Dimmi. Dan, c'è dalla chat una richiesta di una Genkidama bellissima, quella per la notte di sonno più riposante di sempre. Fate anche in chat Genkidama totalmente. Questa è proprio una Genkidama Rising. Vedrai, Francesca, molto bene. Quindi, Dan, che primo gioco metto? Cioè, da dove facciamo iniziare questo viaggio di Cominciamo ovviamente dal Rising? primo gioco di Rising, ovvero Mahou. Vai, 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 cerca, cerca. Si chiama Mahou come? Daisakuzen. Quindi vai con la M, Mahou Daisakuzen. Maho, Letteralmente la eccolo grande guerra qua. della stregoneria. 1993. 3. Quindi l'anno in cui nelle sale giochi arriva l'ultimo gioco di Toplan, dall'altra parte arriva invece l'inizio E delle scusami, coppie. richiariscimi la storia del fatto che Rising usava le schede di Toplan? Sì, utilizzava inizialmente le schede di Toplan, Cioè, quindi letteralmente le faceva dei ROM CD. swap, cioè faceva, no, non devo dire ROM swap, ma faceva. La tecnologia, le Usava il PCB. computer di fatto. Usava le PCB di Toplan inizialmente. Chiedo Questo era conferma che molto bello, bello, bello. ci Questo è sentano un bene e mentre tu lo racconti, io lo gioco. sì, giocalo. Questo è praticamente Chi il scelgo? seguito spirituale, se vogliamo, di Spriggan.
spara tutto verticale ad ambientazione fantasy che unisce high tech, mecha design, high fantasy un po' come Dunbine, Aura Butler Dunbine, che in quegli anni andava parecchio di moda, quindi una commissione molto, molto sul pezzo. Così uno sparatutto fantasy in cui puoi scegliere diversi personaggi. Questo è un punto di forza o un tratto distintivo della produzione Rising, perché andando avanti, un po' come SNK, no? Con tutti i suoi crossover, ci saranno personaggi già Ha visti. meccaniche strane, Dan, o è solo spara? Non ha meccaniche particolarmente strane, è straordinariamente pulito, questo sì. Le meccaniche strane, guarda, gli arrivano già direttamente dal seguito. Già il seguito è un po' follia Eh per sì, ma quanto perché poi ne riguarda. parleremo. Non abbiamo fatto una puntata di spasso che dovevamo, che volevamo, ma è evidente come ci siano dei bei discorsi interessanti di game design da fare sull'evoluzione della difficoltà degli spara e fuggi giapponesi, il cambio di Questo è pubblico. totalmente Isekai-kan, c'è una grandissima cura per l'ambientazione, ma che comunque verrà riutilizzata in seguito in tutti gli sparatutto della Rising. Pensa, loro sono così maniacali che all'interno di questo primo livello, Che è bellissimo, tra l'altro. bellissimo, come bonus, tanto per che puoi abbattere, c'è uno sprite ultra minuscolo di una ragazzina su un tappeto magico che a loro piace così tanto che andando avanti ritroveremo come uno dei personaggi dei team di Batrider, con un nome apposito, si chiama Carpet, giustamente da Magic Carpet, quindi il tappeto magico, il tappeto volante. Ed è fantastica perché nel finale lei realizza una parodia di Dragon Quest. Quindi, bene o male, clicca tutti gli aspetti giusti della lore che piace tanto ai giapponesi. Stai cercando di creare, vedi, una Isekai-kan immersiva. Questo nemico che tu stai sbaragliando è un nemico ricorrente che tornerà più volte all'interno del gioco, montando parti differenti per creare un mech sempre più massiccio, sempre più ostile. Warning! Allora, quando è la prima volta che appare la scritta warning? Ma chissà, non ti saprei veramente dire. È veramente straordinariamente giocabile. Questo purtroppo è un gioco che non è stato convertito tantissimo. Questo è stato convertito per PS4 quando è stato riproposto, no? Ma all'epoca è stato convertito solamente per Sharpix 68.000 e per FM Towns. Io lo possiedo in questa seconda versione, pubblicata in Giappone, penso un po' da Electronic Arts. Tra tutti Electronic Arts. Comunque, feedback di gameplay si gioca che è una delizia. Uno di quei giochi stronzi che necessitano su entrambi i computer più memoria dei modelli di base. Quindi su FM Towns non lo puoi giocare se hai un modesto Fujitsu Mark-II. Hai bisogno proprio di un FM Towns, possibilmente due in poi, in fast mode per giocarlo veramente bene. A proposito di questo gioco, opla, io ho portato una cosa, perché Cosa? giustamente io potrei mostrare la confezione della versione FM Towns, ma è una Guarda, cosa. Ottimo. sono appena morto. Sì. Mostrala. Sì. Ti ingrandisco. Sì, dicevo, potevo mos mostrare la confezione del gioco in versione FM Towns, ma è abbastanza semplice, la trovi facilmente online, e ho pensato di portarvi questo numero speciale con fumetti ambientati o ispirati ai videogiochi dell'epoca, pubblicato come allegato di Gamest, dove all'interno c'è, giusto appunto, come primo
Madonna, che disegno splendido, tra l'altro. come primo manga, cioè il manga di Mahou Daisakusen. E guarda, andando avanti, pardon, andando tanto avanti, vedi, c'è anche il duello con la testuggine Castello che hai Che combattuto poco fa. figata! Che Cioè, veramente, figata! questo numero è molto bello, dicevo, perché ci sono tanti fumetti, tra cui c'è quello di Undercover Cops, in cui c'è Rosa, il personaggio femminile di Undercover Cops, che fa il bagno, ma improvvisamente dall'acqua esce Zant col cazzo di fuori, l'altro personaggio di Undercover Cops. Quindi, Ok, magari non mostrare esattamente il cazzo, ma... un attimo che lo ingrandisco. Pazzesco! Vabbè, andando avanti nel manga, dice che non è Zan, ma è il suo fratello gemello, eccetera, eccetera, che fa il pervertito. Ma va bene. Qui c'è questo speciale con manga di World Heroes, una marea di manga, Street Fighter 2, Garuda Ensetsu, eccetera, eccetera. E l'ho tirato fuori dal mio archivio, ho tirato fuori non il cazzo, naturalmente, bensì il manga, per riallacciarsi al nostro bel Mahou Daisakusen, quindi la grande guerra della Guarda, stregoneria. finisco la partita, direi, e poi iniziamo a pensare al prossimo. Ma sì, ma il prossimo è veramente no brainer. Il prossimo era il coso era un del cazzo era un delfino, sì. Frase Sì, può essere, può essere. molto bizzarra da pronunciare, Sì. però. Pensa che agli ultime pagine del manga fa un attacco speciale dove lancia un laser dal cazzo, però fidatevi di me. Ma il mecha design di questa nave? È straordinario. Graficamente, guarda, questo è veramente Sekai-kan lanciato a 3000. Guarda i vari orchi vestiti un po' da laboratore sulla destra che si industriano per mantenere in volo questa nave. Guarda che delizia. Cosa metto, Dan? Raging, andiamo avanti col prossimo. Il prossimo è veramente ultra no brainer. Ultra no brainer perché ha colonna sonora bellissima di Hitoshi Sakimoto, quindi da ascoltare con mano sul cuore. E il secondo è Shippu Mahou Daisakusen, e puoi cercarlo come Kingdom Grand Prix. Aspetta. Kingdom Grand Prix? Eccolo Sì. qua, Ok. 1994. Lascio la Senza musica un po' più alta all'inizio, sigla. eh? Cosa? Sentiamo la musica un attimo, se c'è Sì. nella partenza. E poi l'abbasso. Questa chiusura con quella campana Allora, Bene, questo che gioco meccaniche ci ha delle sono? meccaniche incredibili. Guarda, è così esagerato, permettimi, tra virgolette, come meccaniche, che l'unica conversione domestica, quindi stavolta dribbla i miei amati computer giapponesi. Ti ho detto che ultimamente ho comprato un nuovo FM Times 2, un Sì. PC Che è una delizia e potremmo fare una serata show 98. and tell su Sì, quello. PC98, guarda, io non vedo l'ora di farvi fare una serata su PC98, Dai. perché è veramente una figata straordinaria. Stavo dicendo, è così strano questo gioco che l'unica conversione, quindi che stavolta dribbla i miei amati computer giapponesi, ma viene realizzata esclusivamente per Saturn, ha un cheat mode molto particolare che ti permette di scindere lo schema di gioco, epurarlo dell'aspetto corsistico, per questo è un mix tra sparatutto e gioco di corse, un po' come Alley Cat di Braybrook su Commodore 64, perdona la Sì. citazione piuttosto hardcore, e quindi nella versione Saturn c'è un cheat mode che ti permette di giocare solo il gioco in versione
spara tutto, ma in realtà, come vedi, è un mix tra gioco di corsa e spara tutto. Tu, andando più verso l'alto nello schermo, acquisti velocità. Tu al lato vedi c'è il radar che mostra i contendenti, tipo Wookie Races, a questa corsa. Andando più in alto nello schermo, sei più veloce, li raggiungi, li puoi superare e puoi vincere la corsa. Ma che game ovviamente, design fighissimo! Sì, ovviamente ci sono delle concessioni a livello di game design per evitarti, per evitare che non combini un macello andando a tutta birra. Per esempio, con molti nemici, se non con tutti, puoi effettuare il contatto e c'è solamente un piccolo nudge, un bump, no? Tra il tuo sprite e quello dei cattivi, e muori solamente quando vieni centrato da un proiettile. Provalo a giocare perché è veramente particolarissimo. Senti il gettone. Uè. Chi scelgo? Quello che vuoi. Ci sono tanti personaggi fantastici. C'è il drago ninja che è Miyamoto. Preso un personaggio bellissimo. Sì. Guarda, fa flex i suoi muscoli d'acciaio, si trasforma in astronave. Questo, tra l'altro, l'abbiamo giocato con Babic in versione Saturn. E cosa fa il mio secondo tasto? Dovrebbe essere sempre una bomba. Ah, ok, è solo... Quindi, se non sbaglio... Quindi più sto davanti, più corro. Esattamente un nudge, uno spintone. Però se i proiettili ovviamente sono letali. Adesso il nudge solo con i miei simili, non con i nemici, ovviamente. No, anche con i nemici. Ah! Anche con... Ecco perché... Ok. È una concessione a livello di game design, perché giustamente tu per vincere la corsa devi giocare prevalentemente nella parte alta dello schermo per accelerare. Ovviamente se anche il contatto col nemico era fatale, sarebbe stata una fine in più. Ma è bellissimo. Guarda, ci sono i proiettili ovali distruttibili che a suo tempo Maurizio Niccoli chiamava i limoni. Signora, i limoni, per via della loro forma. Questo qua è uno che mi ha superato? Sì. Però vedi, il merda è stato colpito. È piuttosto geniale. Ma è bellissimo. È anche molto interessante, giustamente, il fatto. È un GC abile? Ma guarda, io sono una sega, però i loro giochi mi piacciono veramente tantissimo. Dove andiamo? Air Circus o Valmatic Ocean? Vedi, perfetto stile Outrun, puoi scegliere qual è la prossima destinazione. Ma infatti andiamo all'oceano. È troppo carino sto gioco. Che figo! Kingdom Grand Prix. Kingdom Grand Prix. Shippuba, Hodai Sakusen. Ma poi tipo le Wacky Races. I sassi mi facevano male, sì. E Wookie Races spara tutto. È troppo carino. Devo stare attento a ste rocce che se mi ci schianto mi faccio del male, ho come idea. Anche le case, giusto? Eh beh, penso di sì. Non lo ricordo bene, non lo rigioco da tanto. Però sono veramente stato un grande fan in passato di questo gioco. Ho cercato ovunque potevo di farlo conoscere a più persone possibili. Effettivamente non ho mai scritto la storia di Rising, se potesse farlo. Tra le cose da fare. È fighissimo! Veramente gagliardo, perché ti spinge a giocare in maniera completamente diversa. È uno sparatutto. Ma come mai non è molto più famoso? Cioè, è proprio un'idea fresca. Sì, è gagliardo. Il terzo della della serie Mahodai Sakusen l'abbiamo giocato assieme io e te in una serata a sparatutto. Sì, mi ricordo. E sarebbe Dai Mahou, quindi Dai Mahodai Sakusen. Wow! Su hardware CPS2, pensa. Perché a quel tempo a Capcom mi sta venendo voglia di rilanciare. Faccio un continuino giusto per vedere.
gli spara tutto nel mondo dei Game Center, quindi che ne so, a Cave commissiona Pro Gear no Arashi, bello Gear, e a loro giustamente Daimaku. Però ripeto, l'abbiamo già giocato e volendo possiamo saltare e optare per giochi che non abbiamo ancora testato. Io e te assieme core a core. Guarda che roba, i delfini sotto. Sono arrivato ultimo. Però ti sei distinto. Crossfire. C'è anche queste miniature, sono fantastiche. No, ma sono basito. Io adesso sono il drago, credo. Sì. Sei il necromante. Guarda che questi sparano. È molto bella una gara corsistica mentre fiancheggi una corazzata, che ovviamente ti rimanda a quella che hai incontrato poco fa nel secondo livello di Mahoda e Sabisen. Guarda che belli questi mech con il guidatore, il pilota che sporge fuori. Veramente una delizia. Madonna. Madonna, bello, bello, bello. Bello, bello, bello. E adesso andiamo al gioco immediatamente successivo. Ma che sai che sono senza parole, Dan? È bellissimo. È bellissimo. Dove è mi mandi adesso? Adesso vorrei... Temo che ti mando a fanculo perché ti faccio giocare un gioco stronzo. Gioco stronzo ma bellissimo. Battle Gregg. Vabbè. Di Kazuyuki Nakashima. Devi sapere che alla zona warp che abbiamo fatto all'Aquila... Sì. Come visual mi hanno detto fai una, mentre suonava un mio amico che non materia, fa fai le visual con Battle Garegga, e io posseduto da uno stato di grazia ho fatto la partita della vita a Battle Garegga pur non sapendoci assolutamente giocare. Beh, ottimo allora, veramente ottimo. Ma adesso ovviamente, adesso ovviamente morirò male. Eccoci. Vabbè, anche qua musica intro pazzesca, la alzo un po'. Io che pixel art. Questo ho comprato fisico in Giappone, la versione del PlayStation 4, ma una deluxe edition veramente principesca e stupenda, ce l'ho dentro. A saperlo l'avrei portato al posto di quel manga con gente col cazzo di fuori. Vedi, a saperle le cose, perché è di una bellezza pazzesca. Io andrò con questo. Questo è il gioco, è un gioco piuttosto divisivo. È un gioco sensazionale. Meccaniche? Però, cosa? Meccaniche? Questo è il gioco che introduce in questo genere di giochi il concetto. Allora, pixel art incredibile, vabbè. Assolutamente incredibile. Sto sfondo è una roba. Senso di vertigini pazzesco lo sfondo. Scoring system raffinato, personaggi ovviamente nascosti, quindi segreti personaggi nascosti con un codice per usare i personaggi di Mahoda e Sabisen, tanto per ribadire il fatto che a questi crossover Rising ci teneva tantissimo, ma è il gioco che introduce nel genere il concetto di ranking. Okay. Quindi c'è il computer, la CPU, che tiene conto degli spari che fai, dei centri che fai, dei power-up che raccogli, del tempo che passi prima di morire. E salendo nel ranking rende il gioco più difficile, arrivando quindi a momenti veramente bizzarri in cui i pro a certi punti preferiscono perdere una vita per abbassare il ranking. Poi una cosa che non piace tantissimo ai pro sono questi proiettili oblunghi. Questo non mi piace, infatti, lo trovo faticoso. Loro letteralmente li odiano. Tecnicamente, come gioco, come vedi, è straordinario.
la versione per PlayStation 4 corregge tutti i problemi, lima un sacco di difetti ed è effettivamente la versione definitiva del gioco. Ma ripeto, una Collector Edition veramente sontuosa, bellissima, io la tengo in esposizione, troppo che bella. È veramente figa e oltre a questo ovviamente all'epoca è uscito anche per Saturn, Saturn terra di bei sparatutto. La versione Saturn ve l'ho fatta vedere tanto tempo fa quando facemmo una serata con la collezione di Daniro, penso. Esistevano queste cose. Madonna! Un Privia, che non c'entra un cazzo ma che piace ai giovani. La trama ruota attorno a questi due fratelli, Wayne, che hanno un'industria automobilistica che viene acquistata per una somma principesca da un'organizzazione che purtroppo la utilizza per creare mezzi militari. Loro si pentono, salgono sugli aerei creati dalla loro tecnologia e si oppongono, diciamo, ai loro ex clienti. È una fiaba anticapitalista, scusami. È una fiaba anticapitalista. Loro sono i fratelli Wayne. Uno si chiama John e l'altro Bruce. Quindi lascio a te fare il collegamento delle citazioni. E loro due li troverai in Batrider. Sempre per il discorso dei crossover. Wow, mamma mia. Che duro, questo è proprio duro, duro, duro come il ferro, eh. Lui è cattivo, è proprio poco amichevole. Quei proiettili qua mi mandano fuori di testa. È veramente sensazionale, però è tosto, è tosto. Bello poter posizionare gli orbitali, hai un sacco di armi fighissime, gli aerei sono assai differenti tra di loro a livello di armamento, come abbiamo detto ci sono dei tanti segreti, ma è veramente duro come il ferro. Che altro, cioè i proiettili se me li fai gialli così ci sto, questo qua non si vede, è piccolo. Una delle modifiche della versione PlayStation 4 è proprio il fatto di avere i colori ben distinguibili, i colori dei proiettili, perdonami. Grazie mille per la sub, grazie mille per le sub. Ah, ok. Mamma mia. Il ferro. Per adesso il mio preferito della serata, Kingdom Grand Prix. Molto bene. Però magari gli altri potrebbero rubare il tuo cuore grazie alla loro grafica scanzonata. Vabbè, questa partita dura quanto questa prossima, quanto questa vita. Sì. Quindi molto probabilmente pochissimo. A meno che io improvvisamente non sia diventato il messia degli shmup. Ma se storia insegna non è così. Graficamente mi è fighissimo perché in un'era pre-renderella era una pixel art in qualche modo più realistica con una resa diversa, ma comunque pixel art fatta con come la facevano le nostre nonne. Veramente non gli si può dire nulla. È divisivo, per l'amor del cielo, e capisci anche il perché. È veramente un gioco hardcore, no, destinato... No, i proiettili non si vedono, non si vedono, cioè... Non... Mentre il Kingdom Grand Prix è una roba che mi viene voglia di dire adesso mi metto e imparo a fare il 1cc, qua proprio non ho fatto niente di male a nessuno. Rising ha proposto quasi sempre sparatutto? Chiedono. No. Anzi, Rising a un certo punto ha cavalcato la febbre di picchiaduro e ha realizzato i primi due. Come si chiamano? Beast Riser. Come il nome? C'è un lapsus. Blood Roar. E ha sviluppato per conto di Namco Ghoul Panic, che è un gioco per light gun simile a
Point Blank. Point Blank, però a tema sovrannaturale, però sempre molto spiritoso, sai, con i gattini, con le pistole, però poligonale, laddove Point Blank offriva una grafica principalmente bidimensionale. Però io qua stasera andrei avanti in verticale con gli sparatutto. Va bene, va dove bene. Dove mi mandi? Ti mando un gioco super frizzantissimo, ovvero Armored Police Batrider. Eccolo qua. Dove specifichiamo che Batrider è come pipistrello rider, non culo rider. Sì, sì, okay. Sì, sì, questo è importante, questo è importante. Come mai a un certo punto da Rising diventa Hating? Allora, le due società si fondono nel 2000, ma Hating principalmente è un distributore. Ok. Ha ruolo principalmente di distribuzione. Sentiamoci questo la gioco, musica della intro. Questo gioco, questo ha sempre che logo fantastico, intro fantastica, colonna sonora di Sakimoto, quindi non puoi sbagliare. E questo è un gioco che prende ispirazione, sai, sono nel 98, dal grande successo di King of Fighter, per, guarda qua, hai questi terzetti di personaggi, guarda, ci sono passati adesso i personaggi di Mahou Esauzen. Incredibile. Letteralmente di uno a vita. Guarda che roba, guarda che meraviglia. Madonna, ok. Fatti una partita. Training normal. Normal, normal. Non sfidiamo troppo la sorte. Select team. Sì, puoi fare anche edit, pensa un po'. Criminal team. Psychic, subito criminal team. Vito Iuvara, grazie per il ride. Per chi si è appena connesso, stiamo, e per i rider di Vito, stiamo facendo uno speciale dedicato a Rising, quindi una casa legata ai grandi, ad alcuni dei più grandi shmup della storia. Questa qua è la serata in cui non mi posso grattare il naso. Questo purtroppo non posso aiutarti perché mai convertito. Guarda che scena bellissima quando fai crollare il cartellone pubblicitario. Pixel art. Ha meccaniche particolari? Beh, il fatto che utilizzi un team di tre personaggi, poi puoi bloccare, orientare. Perché ho il secondo tasto mi. Cioè, non voglio sprecare smart bomb. Il secondo tasto mi. Cioè, per cambiare personaggio, come faccio? Parlo tranquillamente, perché il personaggio cambia quando muori, praticamente. Ok. Muori, entra in gioco il secondo del team. Wow! Tu col tuo criminal team. Se non tieni premuto dovrebbe caricare il fuoco per un attacco principale più potente. Molto molto bene. Armi veramente fighissime. Questo foreground mi ha colto in alla sì, sprovvista. Sì. Hai ragione. Odio Fico, gli elementi in foreground generalmente. Lalla. È veramente figo, veramente. Madonna. Figo. La sempre straordinaria. C'è gente che ha veramente talento. Poi spieghiamo una cosa di game design. Ci parli delle hitbox in questi giochi? Gli hitbox in questi giochi, questi del genere bullet hell principalmente, non sono relegate all'intero sprite principale, ma occupano un punto ben preciso, normalmente, solitamente il cockpit, in modo che tu possa fare slalom tra i proiettili senza offrire
un gigantesco bersaglio, come era ad esempio a suo tempo il drago di Dragon Spirit, dove i pro di Dragon Spirit solitamente si fermavano a due teste, non si prendevano la briga di raccogliere la terza sfera blu per avere la terza testa e avere uno sprite ancora più grande, offrire un bersaglio ancora più ingombrante al tuo opponente. Ancora un gettone? Vai, vai. Cambiando squadra, cambiamo loro. Subito così. Donna. Ti mando la fenice del fuoco. Ma che violenza. Scusa, stavo in modalità multitasking, mi hanno chiesto se c'erano easter egg, effettivamente gli easter egg ci sono dei team nascosti, attivabili con codici, quindi tra cui i personaggi di Maoda e Sakusen, i nostri amici, i fratelli Wayne che abbiamo incontrato prima in Battle Garega, c'è il ritorno di quel personaggio che dicevo inizialmente quando abbiamo parlato di Maoda e Sakusen, quindi Carpet, questa ragazza su un tappeto volante, che nel finale, perché questo gioco letteralmente come un picchiaduro ha i finali differenti a seconda del team, nel suo finale cita, lei vuole diventare il personaggio di un videogioco e cita la copertina del primissimo Dragon Quest, molto molto carina. Poi vabbè, si potrebbe, e di questo veramente vorrei fare proprio una puntata sullo sparo con Babic in spasso, perché c'è una scienza incredibile negli spari delle diverse navi dei giochi di Rising. Sono passato, sono vivo. Beh, questo è estremamente più potabile di Battle Greggia. Sì, comunque, allora, questo qua è, se ci faccio un'altra partita, un paio di cose non mi colgono di sorpresa e magari dopo 20 partite un filo di, non ti dico di loop, ma di comfort lo trovi. Sì. Battle Greggia è proprio il ferro. Che bella questa fortezza semovente. Che meraviglia. Poi la prossima volta facciamo la storia degli Sparatutto Psichio. Mamma mia, ce ne abbiamo un altro? A voglia. Stiamo tagliando quelli che abbiamo già fatto. Fatto una partita molto rapidamente a Battle Back Raid, che esce nel 99, se non erro. Battle Back Raid Unlimited version, no, Japan originale. Bello, Battle Back Raid. Battle Back Raid è l'ultimo videogioco con grafica bitmap che vedremo. O meglio, grafica completamente bitmap. C'è differenza. In Nippon. C'è della differenza. Dobbiamo misurare bene i termini. Grafica completamente bitmap. Sentiamo la intro. Che musica! Io ho fatto giocare questo perché, bene o male, compone una sorta di come sono fatti anche i bonus, le meccaniche sono simili, beh, anche qui puoi scegliere diversi livelli di difficoltà inizialmente, una sorta di, guarda qua quante navi da usare, è una sorta di coronazione di una ipotetica trilogia che parte con Battle Greggia,
va verso, si sposta verso il futuro con Batrider e diciamo trova il suo coronamento. Gli sprite dei sono molto simili, la direzione artistica è quella, non ti puoi sbagliare. Diciamo, termina, diciamo, idealmente. Guarda, guarda che effetto vertigine sta cascata. È lo stesso feeling. Sì. Termina, diciamo, idealmente con Battle Back Raid. E anche qua non ho particolari meccaniche se non... Sì, quello, se non erro, gli orbitali che c'hai possono essere potenziati e salgono di livello. Ok, però non devo, non ho pulsanti particolari da utilizzare. Gli orbitali che prendi salgono di livello e diventano più forti. Vedi, anche a livello di direzione artistica è molto molto simile agli altri due. I bonus, le forme dei bonus sono principalmente quelle. E potresti addirittura scambiarlo per Battle Garega 2 se non avessi giocato prima Batrider. È bellissimo. Questo il fatto che sono giochi che anche se ti menano... Cosa? Anche se ti menano questi giochi, ti menano bene. È un bel farsi menare. Non, sono così difficili che non ti senti stupido quando fallisci, sì, ma ti senti mega figo quando riesci. Potrebbe essere a tutti gli effetti Garega 2. Ed è molto bello. Questo è un gioco che letteralmente stronzo. È Play It Safe 1999. Giochiamocela in sicurezza. Facciamo un videogioco bello, affidandoci ai nostri punti di forza. Cerchiamo di consolidare la nostra nicchia, perché il mercato sta cambiando. Comunque non ho una penalità se sparo, nel senso posso... Ho l'autofire e non carico invece. Sicuramente, nei game center giapponesi, tutti quelli che solitamente sono specializzati nei giochi vecchi hanno nelle plance, che ne so, tu vai a giocare a Dragon Spirits al Mikado, c'è il cabinato di Dragon Spirit con il dial che ti imposta il numero di pressioni per l'autofire. Ah. Quindi è una cosa abbastanza radicata, insomma, l'uso dello sparo automatico. Per il prossimo gioco, ovviamente, ti chiedo di tornare invece un attimo indietro. Io ti ho scelto questo gioco per completare questa ideale trilogia. Ma io sono abbastanza rapito. È molto giocabile, è proprio bello. Veramente il coronamento della trilogia. Nel suo Playing It Safe è il coronamento di una serie. Peccato. Attenzione che anche lui, purtroppo, mai convertito. Ai noi, mai convertito. Questi poi è... No, è... Esteticamente lo trovo bellissimo, i proiettili, questi proiettili viola. Ah, sì, è leggibile. La famosa Garega Maiala. Al contrario di Garega che ti picchiava col giornale bagnato, arrotolato, qua comunque i proiettili sono leggibili. Cioè, allora mi dà grande ricompensa se riesco a caricare. Cosa? Mi dà grande ricompensa se riesco a caricare, specie se ho le option. Sì. Giochi belli, veramente eterni questi. Mamma mia, ma non avete idea di quanto mi sto divertendo. Sono giochi che non muoiono. No, sono giochi... Ma perché hanno ancora... A parte che, secondo me, a me stupisce che non abbiano un revival. Allora, un po' come i picchiaduro stanno avendo una fase di nuova popolarità, con il culto della difficoltà che abbiamo sviluppato negli ultimi anni, mi chiedo
come mai non abbiano un ritorno ancora un po' più mainstream. Abbandona questo gioco, va, torniamo indietro di qualche anno. Vai. Uno dei miei giochi preferiti, o quantomeno su Saturn, perché è convertito per Saturn e PlayStation, ma essendo un gioco che nasce inizialmente in sala giochi su scheda STV, quindi il Saturn da sala giochi, nella sua incarnazione PlayStation perde a diversi rallentamenti, a le esplosioni pixellose, non è una conversione brillante. Parliamo di Sokyo Gurentai. Oppure puoi chiamarlo con il suo nome occidentale, Terra Diver. Però vedo che l'hai già trovato con Sokyo Gurentai. Quindi la squadriglia del loto rosso del cielo blu. Sokyo Gurentai. Allora, vediamo. Dante, sei frizzato, ma è colpa mia, non temere. Non è un problema. No, 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 non ti eri frizzato. Ditemi se vedete bene Dan adesso. Gioco bellissimo. Questo è un gioco che cita, come noterai, un famoso titolo Taito che abbiamo giocato assieme io e te. Un titolo Taito, quindi vuol dire quelli con la colonna sonora, dai, non mi viene in mente. High Horse. Esattamente, stavo pensando a Tamayo. Mamma mia, che fico. Gioca, gioca. Vedete bene me, sia bene. Vedete bene anche Dan, vero? Gioca, gioca, è veramente bello. Hai due astronavi. Ok. Cioè, scusa, tre astronavi, scusa, per favore. C'è una extra nella versione PlayStation. Beh, Dan si è frizzato, non capisco come. Non è un mai. Problema. Ma aspetta un attimo. Forse perché. Vediamo. Ok, adesso andiamo. E volume, direi che ci siamo. E andiamo. Vabbè. Meccaniche che devo sapere, Dan. Oh, meccaniche che devi sapere. Ok, ho già visto che c'è. Ok, perfetto, perfetto. Ne hai due versioni. Allora, le due astronavi hanno due modalità di reticolo di tiro. Quindi con un pulsante cambi le due modalità e se tieni premuto crei il reticolo di tiro che bersaglia tutto quanto. Vedi, nei due versioni questo, diciamo, ha imbuto a una... Come lo cambio? Con un pulsante e diventa un altro reticolo. No. Ogni astronave ha un reticolo suo. Così. Nota l'effetto di vertigini che si crea perché è veramente puro e ovviamente hanno un attacco differente e l'altro così a seconda del reticolo. Ok, ho capito. L'effetto di altezza e prospettiva veramente ben fatta. Questo è un gioco che, come vedi, utilizza poligoni e sprite contemporaneamente, quindi diciamo che non è completamente poligonale, ma è veramente veramente bello. Mi piace veramente tantissimo, ha delle scene veramente gagliarde, super drammatiche. Giustamente Saturn da sala giochi, come vedi, i caccia sono esplosi in una retinatura perché abbiamo visto con Babic che il Saturn le trasparenze non le gestisce benissimo per, a causa del dialogo non sempre felice tra i due processori grandi. Ma faccio più male se targhetto o se sparacchio? Ma seconda della situazione, solitamente targhettare fa più male, però martellare con il fuoco continuo. Ci sono delle scene veramente gagliarde, poi col target che puoi prendere i vari particolari dei boss. È veramente figo, questo all'epoca uscì praticamente quasi in contemporanea con Radiant Silvergun. Ma a me piace più questo di Radiant Silvergun. Vabbè, è
Guarda questo font che richiama in qualche maniera Shinseki Evangelion, quelli erano gli anni del resto, no? Questo font così particolare con i titoli, stile giornale, stile quotidiano, con colori così contrastanti, sembrano veramente i titoli delle puntate di Evangelion. C'è grande ispirazione. Effettivamente narra una storia andando avanti. Nel terzo livello c'è, tu adesso stai combattendo nello spazio, c'è una discesa fantastica nell'atmosfera del pianeta, dove scendendo, attraversando le nuvole, ti trovi sotto un convoglio militare, tu ti avvicini, cominci a bombardarli mentre questi qua corrono e fai letteralmente saltare in aria, fai cappottare questi mezzi militari, è veramente figo. E come vedi è super giocabilissimo, è veramente super figo a livello di giocabilità. Questo è veramente pulitissimo. Sì, tra l'altro è più leggibile di altri pure. Sì, questo l'1CC è caldamente consigliato, è assolutamente fattibile, è un gioco estremamente onesto in quanto a meccaniche. Probabilmente per un certo senso paga il fatto che deve essere convertito repentinamente anche su un sistema domestico. La versione PlayStation arriva successivamente. Quella per Saturn. Questi giochi così difficili nascevano perché c'era proprio una cultura in Giappone nelle sale giochi, cioè c'era un'esperienza nella base di giocatori molto alta. Sì. Perché da noi questi giochi arrivavano un po' per caso, là invece c'era una cultura, c'era gente che li aspettava, c'era gente che li sapeva giocare, che se li era giocati tutti. C'era gente che comprava i Super Play ad Akihabara. Che erano le partite perfette. Cosa sono? Partite perfette in videocassetta, se le scambiavano fuori dalle sale giochi oppure li vendevano, li facevano vendere nei negozi ad Akihabara. Ed erano realizzati da giocatori incredibili? Giocatori filmati dai compagni con le telecamere. Io all'epoca misi mano, non era mia, però ringrazio chi me la fece avere, ringrazio ancora chi me la fece avere, una partita perfetta, un super play di Final Fight, dove il giocatore di turno utilizzava la tecnica Rankin, quella che serve per trasformare il contenuto dei bidoni nelle gemme, nei lingotti, ranking, quindi alchimia. Quello che viene raccontato, tra l'altro, in High Score Girl. Sì, anche in High Score Girl, esatto. Guarda questo quadro, ha un senso della vertigine fantastica. Questa è una roba che Rising ha proprio nel DNA. C'è una certa teatralità che loro sanno fare molto bene. Passaggio tra le nuvole. Scendi. Su PlayStation sta sezione è rallenta come poche cose al mondo. Giustamente questo è un gioco progettato per una scheda che avrebbe utilizzato parte dell'articolo. Abbiamo un altro gioco? Sì. Vediamo a questo punto, anche perché non so se si è fatta una certa oppure siamo addirittura d'arrivo. Vabbè, la facciamo bella asciutta questa puntata. E allora arriviamo al 2000, il 2000 è l'anno in cui Rising si verticale con Hiting crea Brave Blade. Verticale, Dan? Sì. Sì, verticale, sì. Brave Blade. Eccoci qua, così, benissimo. E ce l'avremo subito. Sì, l'ho giocato l'altro giorno, è bellissimo. Questo è un Namco System 12? Sì, mi sa proprio di sì. Questo è hardware Namco. O System 12... O Z qualche cosa, ZN qualche cosa. Perché il BIOS mi sembrava quello. Sentiamo la intro come è rito.
un momento irripetibile questo qua di queste prime grafiche poligonali quando erano fatte bene. E soprattutto purtroppo possiamo è il loro dire ultimo gioco. Che negli shmup succedeva spesso, secondo Sì. me. Che suono! E quello che rimase si dedicò principalmente, sai, a Bloody Roar e altri giochi secondari, tipo, sai, realizzarono quello Battle Arena Dawn, come si chiamava quello per GameCube? Quello con il picchiaduro brutto con Dragon Ball, Naruto e One Piece. Oddio, no, tipo Jump Battle Arena Superstars, Dawn. No. Non era per DS Jump Superstars? No, 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 quello non è quello. È uno per poligonale per GameCube e PlayStation 2, se non erro. Ok. Ti spiega, vedi, tu hai Sì, ho questi un guard mode. Magic Sword che si trasformano da velivolo a robot. Combattendo con l'arma corpo a corpo fai tanto male e puoi generare lo scudo. Questo Okay. non tutti sanno che è una meccanica presa in prestito da un doujin culto per FM Towns chiamato Altainex, che funziona alla stessa maniera. Io nel frattempo sto È un altro assorbendo. gioco che puoi giocare esclusivamente su FM Towns perché su Marti non parte. Se riesci a farlo partire con qualche espediente, è lento come il debito, il peccato, la fame, tutti rollati in un unico involucro. È un altro gioco che ha bisogno del fast mode della macchina. Quindi tu hai il tuo Magic Sword che normalmente spara, ma puoi trasformarti in robot, fare tanto male a corpo a corpo e tenendo premuto attivi uno scudo per assorbire i proiettili. Che però se ne assorbe troppo va in guard break. Ha dei momenti ispirati, ma come vedi, i fasti bidimensionali di una volta. Però a me questa roba dei poligoni me lo rende estremamente leggibile. A me piace Ah, molto. figura, figura. Con questi cambiettini di prospettiva. Non era male. Gunned Golem. Con un nome simile sappiamo dove andrà a parare il nostro amico. Ecco qua. Qualche piccolo rallentino che comunque rende tutto più leggibile. Non era male. E allora. Dai, al netto della grafica un po' meh, comunque, i tempi che passano, purtroppo, passano per tutti quanti, ma come gioco comunque c'è ancora. Ancora un certo smalto. Cosa mi ha fottuto? Ma la prossima volta che rimaniamo io e te da solo, da soli facciamo la storia di Psyche. Bello. Che no. Rimanendo in ambito sparatutto. Allora, guarda che stile questo livello, dove attraversi, fiancheggi verticalmente questa torre. E tutto attorno, vedi, c'è della magia, quindi sono i pezzi della torre che svolazzano tutti attorno. Comunque, a modo suo, è ispirato. No, no, a me piace. A me ti dico veramente, questo mix poligono così piace molto. E trovo anche che sia invecchiato in maniera interessante. Eh sì, non è Cioè, ha male perché comunque un che leggibile. di irripetibile a modo suo. Mu Sacrificer! Nome fighissimo. C'è sia la Moon che il Sacrificer. Ma se siete in dolce attesa e cercate un nome per vostro figlio o vostra figlia, Moon Sacrificer è un nome bellissimo. Bellissimo, è papalissimo come Tra nome. l'altro. Oh, cosa fai? Cosa fai?
qua cagamissili. Vieni qua che ti faccio un numero. Yes. E muore così, tra spasmi robotici. Tanto io sto facendo la grande sfida di giocare a i giochi Rising con le zanzare che mi divorano. Sconsiglio vivamente. Non ho ancora acceso la seconda. No, faccio una roba che non si fa, ma metto del... Sennò qua finisce malissimo. Non era male. Guardalo. Ma tu sei pronto per il Torchio PC 2.0? Ma guarda, quando non vedo l'ora. A me me la... Cioè, dove arriviamo? Pazienza incredibile. Arriviamo al Naomi, giusto? Sì, ma Model 2, Model 3, ma tutta la paura. Io ho comprato, oggi mi è arrivata la Light Gun. Mi devo un attimo aiutarlo a settare, ma è veramente una figata, guarda. Light Gun catodica? Sì, sì, entra anche. Ah, e il Torchio PC supporta la Light Gun catodica? Torchio PC 2.0 è incredibile, supporta. Quindi vuoi dirmi che io posso giocare a Point Blank? Sì, puoi farlo, puoi giocare anche a Virtua Cop 1 e 2, House of the Dead. Il Torchio PC makes it possible. Ci manca solo il pedale. Mamma mia. Un ultimo gioco ce l'abbiamo? No, questo era l'ultimo. E allora? Ultimo gettone. Che bello speciale, Dan, mi sono proprio divertito. Ma sì, è una cosa nata praticamente dal nulla. Great Mouse Nightmare. Alla buona, però le cose alla buona, vedi, ogni tanto funzionano. Ti ha messo sotto. Madonna, è malamente. Dai, che ti aspetto adesso quando fai il ganassa. Quel fantastico ghiacciolo si è trasformato in un mostro con tenaglie. Fantastico. Fantastico. Una fucina di talenti. Credevi di fregarmi. E invece no. Mamma mia. Chris Aturn sogna il dolore nell'auspicare giochi come questo con meccaniche roguelite. Secondo me si rischia di fare l'eroina. Però sì, esiste. No, scusami, mi rifiuto di pensare che nel mondo indie non esiste uno sparatutto roguelike. Uno shmup roguelike. Volete dirmi che non c'è? Anche secondo me, dai, tiratelo fuori. Fatecelo scaricare, così vi facciamo nottata. Perché in effetti, con come funziona il mondo dei videogiochi ultimamente, che è mixare aggettivi e poi scegliere il game design, mi stupisce che non ne esista uno. Stardin, certo che ce ne sono, ma infatti. Enter the Gungeon, no. Cioè sì, capisco cosa intendi, ci sto, ma secondo me no. Noi intendiamo proprio sparatutto come questo.
Lord Brandisher. Facile. Con tante spade. Caro il mio Lord Brandisher, credevi di fare lo spiritoso, ma io ti faccio la mossa dell'amicizia. Comunque sono contento che ti sta rendendo. L'altra sera siete stati un po' freddi quando avete giocato con Babic. No, io mi emoziono per i... Cioè, è proprio un genere che mi piace tanto. Vorrei veramente avere più tempo per i videogiochi, per giocare di più a queste cose. Eccolo. Ultimo gettone della serata. Torchio, è bellissimo. Stavamo parlando del cantando lodi delle sorti magnifiche e progressive del Torchio PC Reloaded. Reloaded apostrofo turbo hyper torquing. Tra le cose più belle del 2024. Guardalo. Mi ha rotto la guardia, ma va bene. Bene, amici, amiche. Game over. 22:52, proprio le 11, preciso, perfetto. I giochi che devo provare li abbiamo provati. Ma che bella serata, Dan, mi prende proprio bene, grazie a tutte le persone che hanno partecipato. Domani mattina, che non mattina, stamattina non c'ero perché ieri sera era stato il collettivo a Genova per organizzare future zone warp in Liguria e quindi zone warp e concerti, quindi stamattina non ero alla mia postazione, ma... Domani mattina invece ci sarà, che non mattina, e tra l'altro vi ricordo che questo venerdì, dopodomani, sarò a Milano a suonare allo Spazio WoW, Spazio WoW per Meet and Play organizzato a Weird Muesli. Adesso il veganesimo esce dal mio corpo per un attimo e ammazzerò questa zanzara, ma... È una di quelle piccole, rognose, tremende, così... Comunque, amici, amiche, vi ringrazio. Lufthausers, però Lufthausers, sì. Però Lufthausers è se Time Pilot fosse un roguelike. Allora, noi ci lasciamo con, non so se si vede, con Zan che spara il laser dal cazzo. Tutto giusto così. Amici, amiche, grazie per essere state con noi. Da Kenobit e il buon Danio della Frana è tutto. Maledetta zanzara, ti troverò. E soprattutto, se vi va, andate su Instagram, guardate il profilo di Sio. Raramente vi consiglio Instagram, ma questo è proprio il caso di farlo. Sio ha lanciato una raccolta fondi per Medici Senza Frontiere per quello che sta succedendo in Palestina. E io adesso, appena finisce la live, dono qualcosa, quello che posso, perché sì. Quindi, amici e amiche, grazie per essere stati con noi e ci vediamo domani mattina.